Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi cosa mangio in un giorno in versione super estiva? Inizio con la colazione e vado a preparare un tiramisù fra mille virgolette. È un'imitazione del vero tiramisù, ma fatto in versione più leggera, diciamo per tutti i giorni. Mi piace particolarmente perché mi dà un sacco di carica, è buonissimo e come vedrete anche molto veloce da preparare. Quello che vado a fare è semplicemente mescolare le proteine in polvere vegan con il latte di soia. E ci tengo a precisare una cosa importante, che utilizzo le proteine in polvere soltanto per questo dolce, perché in questo modo riesco ad ottenere una crema spumosa e leggera che è appunto perfetta per questa preparazione, altrimenti dovrei fare delle creme ad esempio con gli albumi o con lo yogurt, però in alcuni casi non mi piacciono e in altri casi sono lunghe o un po' macchinose da preparare, quindi la mattina non sono molto indicate, soprattutto quando si va di fretta e si è magari ancora un po' addormentati. Non uso le proteine in polvere in altri momenti della giornata, semplicemente perché non ne ho bisogno. L'alimentazione è più che sufficiente a darmi tutto il nutrimento che mi serve. Utilizzo le proteine vegan perché sono le migliori per ottenere queste creme spumose. Con altri tipi di proteine in polvere non vengono bene, quindi ve li sconsiglio già a priori. E come proteine utilizzo quelle di bulk powders alla vaniglia, e mi piacciono molto sia come ingredienti, che sono davvero ottimi, che come resa. E questa è appunto la cremina che ottenete. Una volta fatta la cremina, che è velocissima, ci mettete davvero un minuto, anche di meno, possiamo iniziare a preparare il dolcetto vero e proprio. Vado a sbriciolare in un bicchiere due fette biscottate e inzuppo poi con il caffè, e con il caffè abbondo, sia perché è mattina e abbiamo bisogno di caffè, sia perché mi piace avere alla base appunto un pochino di liquido in più. Vado poi a mettere sopra la cremina ottenuta e infine completo con un pochino di crema al cioccolato. Se volete fare una versione un po' più light, potete mettere la cremina di cacao e dolcificante, miele, acqua o latte, insomma la classica cremina al cacao, oppure una semplice spolverata di cacao amaro in polvere, quindi un po' il classico per il tiramisù. Vado a decorare con qualche scaglietta di cocco disidratato e la mia colazione è pronta. Ci si mettono davvero 2 minuti ed è molto molto buona, ve la straconsiglio. Se avete la possibilità potete anche lasciarla in frigo a riposare la notte, la mattina dopo sarà ancora più buona, altrimenti fatta all'istante è comunque davvero golosissima. Per pranzo ho preparato una pasta fredda che è un must in estate, realizzata con la pasta integrale. Inizio quindi a preparare le verdure, vado a tagliare a pezzettini una melanzana e la vado a mettere in padella. Aggiungo poi anche delle carote, che vado a fare a pezzettini però molto molto piccoli, perché le carote hanno una cottura un pochino più lunga. Come vedrete andrò a mettere le verdure tutte quante insieme per fare prima. Se volete potete anche cuocere le verdure separatamente. Vado a tagliare anche un peperone ed infine aggiungo una zucchina tagliata a cubetti. Aggiungo un pochino di olio, una spolverata di sale, un po' di acqua, posso mettere sul fuoco. Una volta cotte le verdure le ho lasciate intiepidire, nel frattempo ho anche cotto la pasta e anche in questo caso l'ho lasciata raffreddare bene e adesso possiamo mescolare tutto. Vado ad aggiungere anche dei pomodorini, del mais, vado ad aggiungere dei fagioli cotti e scolati, un pochino di feta greca e un pochino di erbe aromatiche per profumare. Ho messo il prezzemolo, il basilico e la menta. Avevo un po' di menta in balcone perché mi stava morendo la piantina, purtroppo anche lei mangiata dagli afidi, e quindi ho recuperato tutte le foglioline che ancora erano sane e ho tantissima menta a casa. E vado ad aggiungere infine al posto dell'olio un pochino di maionese fatta in casa, che secondo me con i piatti freddi ci sta benissimo, sia la pasta che il riso.
ho mescolato bene, adesso possiamo impiattare, oppure potete mettere tutto quanto in un contenitore se vi volete portare questa pasta fuori, ad esempio se mangiate in ufficio oppure se siete al mare. Come tutti i piatti freddi, infatti, è comodissima per essere portata appunto fuori. Basterà magari metterla in una borsetta con un pochino di ghiaccio e vedrete che sarà perfetta. Per merenda ho preparato una granita di anguria velocissima e mi è piaciuta davvero davvero tanto, anche qui ho messo la menta. Per prima cosa quindi ho semplicemente sbucciato l'anguria, l'ho tolta dalla sua buccia verde e con molta molta pazienza ho eliminato i semi. Ho cercato di fare attenzione a toglierli tutti, dato che poi andrà tutto quanto frullato, è importante appunto che non ci siano semi all'interno, e questa anguria ne aveva davvero davvero tantissimi. Comunque vado a mettere i cubetti di anguria all'interno del frullatore, aggiungo appunto la menta e aggiungo i cubetti di ghiaccio, dato che non mi entrava tutto quanto nel frullatore, l'ho fatto in due volte. Quindi chiudo e possiamo frullare. E in pochissimi istanti otterrete la vostra granita. Ovviamente non sarà cremosa perché si tratta semplicemente di frutta frullata insieme al ghiaccio, ma ragazzi era veramente buonissima e super super rinfrescante, e la menta ci stava benissimo, non pensavo, ma è davvero un accostamento azzeccato. Siamo giunti alla cena e questa sera ho preparato delle zucchine ripiene accompagnate a delle polpette sempre di zucchine, ed erano davvero buonissime. Per prima cosa dovete sminuzzare il pane e tagliarlo a pezzettini sottili. Queste non sono le mie mani, sono le mani di Giampaolo, perché il pane era molto duro, quindi mi sono fatta aiutare. Infatti se avete del pane raffermo è l'ideale per questa ricetta. Dopodiché lo vado a irrorare con il latte di soia e vedrete che se il pane è abbastanza duro ne assorbirà tantissimo. A questo punto possiamo frullare bene per ottenere un composto morbido e vado poi ad aggiungere il dado, le erbe aromatiche, un pochino di aglio in polvere, un pochino di olio e un uovo. Posso mescolare bene, e volevo dirvi che il dado che ho aggiunto è il dado che avete visto nell'ultimo video, quello sull'organizzazione in cucina. Magari ve lo lascio linkato in descrizione, è venuto buonissimo. A questo punto possiamo quindi scavare le zucchine che ho semplicemente tagliato a metà, e per farlo utilizzo un cucchiaino. La polpa non andrà buttata via perché ci realizzeremo poi le polpettine. A questo punto posso farcire aiutandomi con un cucchiaino, e non preoccupatevi se vedete la farcitura un pochino morbida, perché poi in cottura si rapprenderà, diventerà davvero perfetta e buonissima. Posso quindi mettere in una padella con un pochino di olio e un pochino di acqua per aiutare appunto la cottura, e lasciamo cuocere coperte. Intanto vado a preparare le polpette. Ho unito all'impasto rimasto della farcitura la polpa di zucchine e adesso vado semplicemente a formare le polpettine. Ho aggiunto un pochino di pane grattugiato per rendere il composto più malleabile. E queste poi andranno cotte come le normali polpette, quindi rosolate semplicemente in padella. Se volete potete anche farle in forno, ma mi sa che con questo caldo non è il caso, e se volete ancora potete farle in versione mignon, sono perfette ad esempio per un aperitivo. Ed ecco qui le zucchine pronte, hanno cotto circa un quarto d'ora, quando vedete che infilzando con una forchetta la zucchina è molto morbida, potete toglierla dal forno, quindi diciamo le tempistiche sono un po' indicative, variano da qualità di zucchina a zucchina, però orientativamente sono cotte in 15-20 minuti. Queste zucchine mi sono piaciute davvero tantissimo perché gli ingredienti sono semplici, i passaggi sono semplicissimi e vengono squisite. E queste sono invece le polpettine, anche le polpettine erano buonissime. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così e se vi va lasciateci un bel mi piace, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!